carissime, oggi faremo una cosa un po' diversa. Faremo un'aggiustatura a due capi di una mia amica. Questo l'ha preso su H&M online e invece questo qui l'ha preso da un sito. Poi mi farò dire il link che ve lo metto sotto nel video, così almeno lo volete acquistare o se l'avete acquistato vi possono essere utili le modifiche che faccio io oggi. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BFashionBlogPaola. Non dimenticate di iscrivervi e di mettermi un like e di dirmi nei commenti se vi piacciono questi tipi di video. Io cerco di farvi cose abbastanza semplici e poi se volete qualcosa di più complicato fatemelo sapere. Allora, le modifiche che andremo a fare a questo corpetto sono la pants qui, praticamente, perché qui nel giro quando è indossato sborsa e quindi noi ci fa costruire una pensettina qui, e poi a lei gli sta un po' grandino qui tipo questa maglia e vuole un'aderenza, quindi costruiremo una pence qui sotto il seno. E sono due modifiche molto semplici che poi le potete fare anche in altri capi. Se avete qualcosa di lente che non vi piace vi regolate, vi insegno come fare, vi regolate e ci potete fare due pence. Le pence è un tipo di modifica che si può fare quasi su tutti i capi. Quindi invece in questo capo, che ho indossato sul manichino per farvi capire bene la modifica, altrimenti era un po' incomprensibile a mano, è sul retro. Siccome vedete le bretelle sono piuttosto al limite della spalla e tendono, non essendo incrociate sul retro, tendono a cascare. Io ho deciso, l'avevo provato e ho visto che le tagliamo e cerchiamo di metterle più vicine al centro, di modo che non si incrocia, però gli danno sostegno e così non cascano più. Quindi se avete una cosa simile lo potete fare anche voi. Sono due modifiche molto semplici, molto veloci. E ora iniziamo. Agli attrezzi che servono sono le spille, come al solito le forbici, il metro, e oggi non mi sono dimenticata e me lo sono procurata subito, perché qui mi serve per montare, prendere il segno delle pence, quindi per non prendere il sotto serve qualcosa di rigido. Ho preso questa cosa qui perché il corpetto è piuttosto stretto, quindi la rivista era un po' troppo grande, quella che usavo le altre volte, e le spille logicamente. E ora iniziamo. Gliel'ho provato e la pence, lei dice sta di averla proprio qui dove finisce, vedete, c'è la smerlettatura del pizzo e poi qui invece inizia il giro manica, e noi la pence la faremo proprio in questo punto. Quindi lei ha bisogno di una pinzettina di un centimetro abbondante e poco profonda, che farà lunga 3 o 4 centimetri, massimo 5, ma credo che non ci si arrivi. E quindi questo sarà il primo punto dove metteremo la pence. E l'altro, direte voi, ma come ti regoli? È facilissimo, perché noi abbiamo già questa qui, vedete? Questa ora non so se si vede bene a video, cerco di farvela vedere. Ecco, questa è la pence che c'è già nel corpetto, eccola qui. E noi, vedete, qui abbiamo il colmo del seno, questa pence arriverà circa qui, quindi 4-5 cm più là c'è il colmo del seno, se avete un seno abbondante. Se avete un seno un po' più piccolino, su 3 cm, le misure sul più giù sono quelle. Quindi noi ci sposteremo dalla fine di questa pence, 3 cm, e tireremo una riga lunga giù dritta, così riusciremo a fare la pence nel punto esatto, colmo del seno, in questo punto qui. Per farle tutte e due uguali poi ci lavoreremo con la cucitura del fianco. E ora iniziamo. Quando piegate così il tessuto, la pence praticamente, come cade il tessuto, si forma già da sé. Quindi voi lo piegate, io vedete la smerlatura mi finisce in questo punto, mi sono spostata circa un centimetro e unisco tutti e due i lembi e metto le spille per il senso opposto della cucitura, che così non lo vado a imbastire. Ho messo le spille direttamente così perché vado a macchinare qui in questo punto, e quindi non importa che lo imbastisca. Vedete, qui mi finisce la smerlatura, ho messo le spille in questo senso perché la macchinatura andrà per così, verrà fatta in questo qui, e quindi così non devo imbastire. Prima di andare a macchinare lo alzate e vedete che la pendenza di tutte e due le pence è uguale, quindi queste sono già pronte per essere macchinate. E ora facciamo le altre. Misuro dalla punta della mia pence 3 cm. Io so che la mia pence deve partire da questo punto qui, ma non arriva proprio lì in cima, rimane sotto. È la linea che poi porterò giù lungo fino, aspettate, ci metto il braccio praticamente qui, è quanto mi devo spostare, e poi andrà giù dritta fino ad arrivare al punto vita. Ho messo la spilla nel mio centro davanti, poi ho unito i due giro colli, i giro manica, giro colli,
i miei due giromanica e ho fermato anche il punto vita qui alla cucitura del fianco. Quindi questo so che è il mio centro davanti. Io da qui, dal mio centro davanti, prendo la stessa misura sia da questo lato che da quest'altro e ci costruisco la mia pence. La distanza che devo tenere è questa, quindi io vado a costruire la pence. A vedere qui così sembra proprio caschi alla prima pieghina. Ora vediamo che dall'altra parte dovrebbe essere uguale. Sì, infatti la spilla cade proprio alla prima pieghina, quindi io so che la riga della mia pence deve corrispondere esattamente con la prima pieghina. È 5 e mezzo, quindi io prendo 5 e mezzo. Prendo il segno anche dall'altra parte. Vedete, io ho messo le spille sia da questo lato che da questo. Ora posso togliere tutte le altre che tenevano fermo il corpetto e passarci il segno. Lo mettiamo al rovescio. Abbiamo costruito le nostre due pence, ora stanno sdraiate per via delle spille, però io ho due pence formate qui così e quindi siamo pronti per andare a macchinare. Abbiamo così macchinato tutte le nostre pence. Una cosa che non vi ho spiegato prima: quando avete macchinato la prima pence, sia quella sotto il seno sia quella qui al giro manica, la accoppiate all'altra mettendo giro con giro, in questo caso dove finisce ci mettete la spilla come ho fatto io, vedete, così, e così sapete che l'altra deve essere lunga uguale, perché questa mi finiva qui, quindi ho messo la spilla e mi è finita nello stesso punto. La stessa cosa va fatta per questo. Mettete insieme il punto vita, il corpetto, dove finisce la prima pence, così mettete la spilla e così deve finire l'altra, in questo modo, così avrete tutte e due le pence lunghe uguali. E ora leviamo tutte le spille, fermiamo i fili e il corpetto è finito. Abbiamo fermato tutti i fili ora e l'unica cosa, il lavoro proprio da sarta, super perfetto, rimettete il corpetto dal dritto e la pence, questa qui del giro manica, vedete, questa starebbe così ritta. Voi gli date un puntino con la macchinatura in questo modo da farla stare giù dritta e poi con un colpo di ferro e vi viene un lavoro perfetto. Quindi facciamo anche quello, così siamo pronte. Vedete, viene un lavorino perfetto così. Faccio vedere, così dal dritto non si vede niente, la pence sta bella schiacciata dentro. Gli date una stiratina per fare il combo del seno. Io non lo posso indossare perché non è mio e non so se mi sta, perché la mia amica è molto più magra di me, per fortuna per lei, e quindi appena lo indosserà dirò di mandarmi una foto e poi ve la posterò su Instagram. E il primo capo l'abbiamo terminato e ora passiamo alla nostra gonna, e quindi si vanno a spostare le bretelle dietro. Le tagliamo qui a filo, direttamente qui, proprio filo, tutte e due. Logicamente sta andando a non togliere la gonna, che se no addio capo. Una è andata. E la seconda, per fare un lavoro perfetto, la rimettiamo sul manichino e posizioniamo tutte e due le bretelle alla stessa maniera. Se non avete un manichino, magari lo mettete addosso a una persona, oppure ve lo mettete addosso e vi fate mettere le spille da una persona.
portiamo sulle nostre petelle e andiamo. Prima di cucire, logicamente ci facciamo lo zigzag. La morbidezza della galina, vi faccio vedere, la lascio un pochino fuori, metto dentro giusto il punto per quanto mi è sufficiente cucirla. Ne fermo una sola. Abbiamo fermato così la petella, vedete, prima era qua e ora è qua, vedete quanto l'ho avvicinata. Togliamo la gonna e l'altra la posizioniamo uguale. Se invece voi l'avete addosso è più facile, perché le potete praticamente fermare tutte e due nello stesso momento e non come devo fare io, perché non ho la persona qui fisicamente. In pratica, vedete, io ho messo questa quantità qui, la mia gonna finisce qui, questa qui è la parte che io ho messo dentro, quello che viene da qui in giù è la parte che io ho messo dentro. Lo misuro e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Da questa parte a me viene 3 cm e da questa parte 2 cm. Questa misura logicamente vale per me, ma non vale per voi, quindi voi ve la mettete addosso e, oppure se siete sole, provate, fate vari tentativi e quando trovate il punto giusto sapete che quella è perfetta. E quindi ora andiamo a montare l'altra betella con la stessa distanza, quindi qui devo mangiare 3 e qui devo mangiare 2. Prima di metterla dentro ci metto la spilla, così è più facile. Vi faccio vedere. In pratica ho misurato la mia bretella e da qui a dove ho messo la spilla sono 3 cm. E da questa parte, dalla fine della bretella a dove ho messo la spilla, sono 2 cm. Rifinisco con lo zigzag e poi lo vado direttamente a macchinare. E così il nostro capo è finito. Abbiamo macchinato la nostra gonna, più che altro le nostre bretelle, togliamo le spille, tagliamo i fili e è pronta! Il nostro capolavoro è fatto! Naturalmente io in questo caso l'ho spostate, però se però a voi piacciono incrociarle, vi piace incrociarle, le potete incrociare. Quindi la bretella, una volta che non ci sta proprio perfetta addosso, la possiamo modificare un po' come vogliamo. L'importante è non toccare il davanti, si lavora sempre sul retro del capo. Io sono molto soddisfatta della modifica che abbiamo fatto, quindi quando poi la mia amica lo indosserà vi posterò le foto. Spero vi sia piaciuto, che vi sia utile. Non dimenticate di iscrivervi, di mettermi un like. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BeFashionBlogPaola. Vi aspetto numerosi con tantissimi commenti. Alla prossima, ciao ciao!